007 Festival. Sottotitolo perché nessuno nessuno sembra è come sembra. Soprattutto lei. Soprattutto lei. Perché questo titolo? Perché questo titolo e cosa racconta la trama? E poi è proprio in carattere col festival, perché proprio una settimana c'è il festival di Sanremo. Non l'abbiamo fatto apposta, devo dire, è capitato un po' per caso. Quando l'abbiamo programmato. Nulla accade per caso. No, infatti nulla accade per caso. Quindi. Ma questa è la triste storia di Roberta Garcia. Massimiliano Vado. E tutte le persone che la mettono Pechino Express. Esatto. E della sua metà. Dopo Pechino Express nulla mi spaventa. Perché Pechino Express sembrava simpatica, invece niente come sembra. Però il camerino a tre termosifoni. Sì, esatto. Sembrava una disposta all'avventura, invece una freddolosa che ha la macchina del caldo al camerino. Infatti a Pechino andava alla grande, faceva un caldo terribile, non ho mai sentito caldo. È un animale a sangue freddo. Prossimo in Alaska. Quindi niente. Va bene, ragazzi, torniamo a noi. Su festival. Allora, i personaggi sono qui e voi uno per uno vi presentate e parlate. Facciamo così, ognuno di noi presenta un altro. Fantastico. Allora io presento Nick Nicolosi, che è il boss di JJJ, questo cantante. In realtà è di origine sicule, lavorava in una tonnara, senza stare a specificare, perché sennò poi facciamo spoiler, come dicono i giovani. E si trova coinvolto anche lui in questo festival di Sanremo a risolvere problemi. E a un certo punto anche lui avrà un'epifania nella sua vita e deciderà di dire la verità. Ed è interpretato magistralmente oddio, da Nick Nicolosi, che noi tutti confidenzialmente chiamiamo il cingalese, il bengalese. No, il bengalese. Mentre tocca adesso a Sergio presentare chi vuoi tu. Esatto, presento Vania Lai. No, io chi presento? Non conosco tutti i personaggi. Ma tu devo aprire la trama, io devo aspettarlo. Vania Lai interpreta Dolce Morte, quindi fa un po' il verso a Dolce Nera, di cui è fan specificata, l'unica in Italia, come dicevamo prima, e questa cantante che porta insieme, come dire, a sé un alone un po' di Iella. Quando entra lei in scena succedono cose, succedono imprevisti. È la nostra Marco Masini. No, dai, pure tu, lasciamolo stare. Piace a Marco Masini. Anche per Roberta è la nostra Platinette, lei è la nostra Marco. Anche per Vania niente come sembra. No, per tutti, abbiamo detto per tutti. No, volevo ripetere. Ora, Nick, invece tu chi vuoi presentare? Allora, io voglio presentare, vediamo chi c'è. Io presento lui, JJJ. C'è uno scambio di favori. Esatto, uno scambio di favori. È proprio l'assistito del boss, è un mega cantante di successo, venduto più dischi dei Beatles, degli U2 messi insieme, pieno di soldi che gestisce il boss. Niente, è anche lui, soprattutto lui, perché niente è come sembra. E ho fatto un grandissimo videoclip. Le cose come stanno. Grande Max ha voluto fare questo spettacolo solo perché voleva fare un videoclip nella sua vita. L'ha dato tutto se stesso, poi quello che accade in scena non gliene frega niente. E il videoclip sarà in sala. Lui gode quando fa il suo videoclip. In realtà il mio sogno è essere venduto su iTunes. Solo poi il resto non gliene frega niente. Teatro, la cultura. Non gliene frega niente. Però poi hai un ripensamento, chiaramente, poi succede qualche cosa nel secondo. Ne avrò più di uno, ecco. Anche più di uno. A un certo punto pensa, mi starà addirittura simpatica Roberta Garcia, quindi. Ma perché io sono proprio come Zorro, lascio il segno, capite? E quindi lascio il segno, tutti quelli che passano sul mio cammino rimangono così. Esatto. E invece tu, Vania, chi vuoi presentare? Allora, io presento Mimmi, che è un personaggio spettacolare interpretato da Sergio Zecca. È il personaggio, diciamo, è il compagno di JJJ, è un personaggio molto bizzarro, divertente, colorato, un po' più medistruzzo, un po', diciamo, quello che si gestisce un po' tutta la situazione, è colorato, è divertente, è molto comico, ma anche lui. Anche lui ha un segreto. Ha un segreto. È il nostro Valerio Scanu, ecco. No, no, vediamo bene. Bello di Valerio Scanu. C'è anche una somiglianza, un po' più vecchio. È molto interessante. Più platinetto. È un po' una mina vagante sul palco, molto divertente questo Mimì. Questo Mimì. Allora, visto Mimì, che la commedia è divertente, perché dal personaggio si vede che fa divertire il pubblico, allora. Un motivo per far venire il pubblico a teatro è un invito a Visum e TV. Il motivo per venire a vedere me a teatro. Ma lì siete resi conto che nessuno ha presentato, c'è un motivo, quindi
nessuno dovete che ha venire a teatro per capire perché lei è così sfigata, capisci? Soprattutto cioè, ci sono delle trame, delle sottotrame, tutti gli accadimenti, baci che vengono, ma bisogna capire perché lei è così. Ma è vietata minori? No! A me però lo sarà presto. Ci sarà un motivo? Fatti due domande. Si sposta solo lunga. Esatto. Quindi capite, cioè, siamo disposti anche a dare dei biglietti gratis a chi viene da noi e dire oh, ho capito perché Roberta Garcia così è un po' mente gatta ma mi vogliono bene anche per questo sì, come se carina. Fosse normale sì, sì. Carina, poi nessuno è normale soprattutto nessuno Roberta è come sembra esatto. È come sembra. Hai altre domande? No. Può rispondere Vania se vuoi. Qualunque ultima domanda risponde Vania. Non mi chiedete fai una domanda difficile come Barzullo. Io lo capisco giorno dopo giorno. Lo ma il teatro è sogno, il sogno aiuta a vivere meglio il teatro. Sì, mi piace allora, diciamo mi quello. Ci lascia un messaggio questo spettacolo. Lascia... C'è un messaggio. C'è una riflessione. Il messaggio dello spettacolo ce lo dice Vania. Guarda, adesso 5 minuti di silenzio, guarda. È questo il messaggio. Devi riflettere. No, e c'è un messaggio. Lascia perplessi, spettacolo si riflette anche sul mondo dello spettacolo, certo. sul successo, esatto, il prezzo da pagare per il successo. Sta squillando un cellulare in platea. Come succede poi tutte le sere, sì. No? È bello della diretta. Sì. Noi li vediamo. Beh, si affronta anche in maniera si illuminano, quindi vediamo tutti. Il problema delle unioni civili, perché no? Certo. Si ride, però si riflette pure. Cioè, si parla dell'amore, l'amore fra uomo e donna, fra donna e donna, fra uomo e uomo, fra uomo e cane, fra uomo e armadio. Si parla di cibo, sì, si parla di cibo. Vegani, di vegani. Spesso parliamo di adolescenti. Ma comprare, non c'è di tutto, sì, tutto sì, di sì, più. Sì. Sì. Sei soddisfatto? Mi hai fatto un'intervista così stupida? No, benissimo. Torna presto a trovarti. Teatro 7 fino al 15 febbraio, festival. Perché nessuno è come sembra. Mi piace dire questa cosa. Tranne lei che invece è proprio così. Soprattutto già accaduto.